Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, sono sempre, anche se non mi conoscete mi presento, il vostro Sion Trosilver e anche oggi facciamo un nuovo episodio della nostra Omar Real Run su Mass Effect Re-Engine Edition. Se è la prima volta che siete ovviamente connessi da me, come mai questa dicitura Omar Real Run? Perché il personaggio che stiamo giocando, Omar Shepard, ecco qui adesso non lo vedete bene perché c'è la maschera mortale appiccicata in faccia, è ispirato al mio amico Omar Prazzoli, che ha un canale qua su YouTube di gaming, appunto, con cui collaboro. E dà anche un secondo canale di videomaking, CGM Cinema, dove appaio nelle vesti di attore nei suoi cortometraggi amatoriali. Quindi, ragazzi, io vi lascio tutto in descrizione, come sempre, per andare a visionare il suo canale, eventualmente iscrivervi, lasciare i commenti, like e tutto il resto. Consapevoli del fatto che troverete anche me sui suoi canali, quindi tenete conto di questo. Detto questo, come sapete, la nostra Omar Run è una run psicopatica che ci ha mandato a sterminare quanta più gente possibile, ma in questa riedizione del vero finale che vogliamo dargli, diciamo che stiamo giocando in NG Plus, oltretutto, diciamo che la interpretiamo in un altro modo, nel modo in cui lui decida veramente di non uccidere più gente e di salvare la galassia, fare ciò che deve essere fatto. In tutto questo siamo con Arya T'Rok, eccola qua, che si è abbassata, ha detto questo ci spara in faccia, e anche Nirin si abbassa, ecco qui i due personaggi di Omega, del DLC, quindi stiamo facendo anche i DLC, la prima volta abbiamo corso, ora stiamo facendo i DLC, ecco qua. Allora, perfetto, stiamo facendo, dicevo, i DLC per recuperare truppe. Ecco qui. Potenziamento velocità 5 del fucile d'assalto. Ottimo. E siamo contro Cerberus, appunto, o Cerberus come volete chiamarlo, qua su Omega, perché Arya sta cercando di riconquistare il suo, chiamiamolo regno, no, proprio un regno per lei, quello di Arya, perché comanda lei ad Omega, dalle grinfie del generale Petrovsky, che è un ufficiale appunto di Cerberus. Colpo da cecchino. Allora, adesso spostiamoci da qua. Però Cerberus lo fa saltare l'ascensore, mi pare giusto. Trovo una via alternativa, quindi di qua. Vedo, ok. Qualcun altro? Quindi, come sapete, stiamo progredendo in questi episodi nel DLC di Omega, che a me piace tantissimo il DLC di Omega, veramente lo trovo stupendo. E qui apriamo qua. E qui troveremo un altro modo. Ok, canna pesante 3 per pistola. Ci manca un solo livello per arrivare al livello massimo, al 60, come ben sapete. Qui dentro fa troppo caldo. In questo passo distruggeranno tutto. Guardiamoci attorno. Saliamo. Saliamo. Sì, avevo già detto io. Abbiamo l'ordine di ripiegare.
ancora vivo? Sì, ci tirano anche le granate. Che simpaticoni, quelli di Cerberus. Vieni qua. Mettiamo invisibili. C'è qualcun altro, eh? Allora. Ci vanno stesi i nostri compagni. Allora, qui dove hanno rotto l'ascensore, dove hanno distrutto praticamente. E qua azioniamo l'ascensore. Conoscono la nostra meta, aspettiamoci rinforzi. Concentriamoci e troviamo il punto d'accesso al reattore. Niente da prendere, quindi muoviamoci. Vieni qui. Ok, qui troverete un altro mod. E qua troveremo i chakra, che è un'arma ispirata a Kingdoms of Amalur Reckoning. Ci fu una collaborazione tra i due giochi all'epoca, infatti vi è anche l'armatura. I tuoi minatori trucidati saranno contenti. E ce la sblocca direttamente di livello 3. Allora, di qua. Attrezzi, ok, un po' di crediti. E qui recuperiamo altri crediti. Poi scendiamo. L'ascensore per il reattore è laggiù in fondo. Allora andiamo, che aspettiamo. Allora, passiamo su questa paratia. Saliamo. Strano, non ci attaccano più. Sì, beh, ma non abbassiamo la guardia. Non chiamartela Nirin, eh? Che non ci attaccano più. Ok, altri crediti. E passiamo di qua. Non chiamiamocela che non ci attaccano più, eh? Non è che c'è da essere scontenti del fatto che non ci sparano più addosso. Prendiamo ascensore. Attivati i campi di forza, finalmente la guerra potrà iniziare. Per alcuni di noi è iniziata mesi fa. Non era guerra, cara, ma solo un riscaldamento. Ah, beh. Ok, noi saliamo, attendiamo che finisca questa lunga salita. Ed eccoci al reattore. Ecco il reattore, dritto davanti a noi. Ok, raggiungi il reattore. Complimenti, il vostro piano era impeccabile. Pare ci stessero aspettando. Chiamala pure trappola. Sapevo che avreste puntato al reattore. E ho fatto in modo che seguiste questa strada. Perché non vieni qui di persona, Petrovsky? Paura di sporcarti le mani? Non mi sto affatto divertendo, comandante. Siete stati voi a scatenare una guerra. Per la gloria di Aria. Ma ora è finita. Sarà finita solo quando un parente riconoscerà le tue spoglie. Spavalda come al solito. Ma dovresti imparare a riconoscere la sconfitta. Siete in trappola e potrei lasciarvi lì a marcire. Oppure potete arrendervi. Mai! Cos'hai in mente, Aria? Io non morirò così. Aria, no! Che diavolo sta cercando di fare? Forzi sempre la mano, Aria. Faremo a modo tuo.
ok, ci manda un po' di Mac Rampart addosso. Ok, siamo insieme a Nirin. Arya lì che sta, vedete, difendi Arya. Eccoli uno. Carica. Rilevata attività non autorizzata. 4 rilevate. Ecco un altro. Ce n'è uno là dietro e ce n'è uno, due qua. Allora, questo in testa, mettiamo invisibili e questo in testa. Ok, allora muoviamoci. Perfetto, uno dietro. Oh, complimenti per avermi abbassato la barriera così. Qui c'è un altro Mac Rampart che mi avrebbe preso da dietro. Andare su in alto, qua ce n'è uno, preso. Vorrei sapere cos'è quell'effetto che mi tirano contro ogni tanto, che sembra che brucio, però vabbè. E ammazziamo un bel po' di gente così facendo. Stai bene? Mai stata meglio.
Siamo in due. Sovraccaricando il reattore, hai provocato migliaia di vittime. Dovevi almeno provarci, Shepard. Shepard ha fatto ciò che doveva, senza scrupoli né esitazioni. Guarda e impara. Il suo è coraggio allo stato puro. Dove vuoi arrivare, Arya? Anche tu hai combattuto piuttosto bene contro quei mech, Nirin. Brava. Però... perché non vedo la stessa grinta anche contro i corrotti? Mi stupisco di te. Te la fai addosso appena senti nominare quei mostri. Piantala. Ti ha appena salvata. Sto cercando di aiutarla, Shepard. È per il suo bene. La guerra sta iniziando. Non voglio perdermela. La riconoscenza non è mai stata il suo forte. Ok, cambiamo zona. Ci sono novità. Campi di forza disattivati. I civili si riversano nelle strade. Cerberus ripiega. Non durerà. I civili non possono certo opporsi ai soldati addestrati di Cerberus. Saranno spazzati via tutti. Inevitabili danni collaterali. Dobbiamo rassegnarci e basta. Tu pensala come vuoi, Arya. Io non assisterò a un massacro. I civili sono un diversivo per Cerberus, non per noi. So quel che faccio, comandante. Arya, sono Bray. Rapporto? La mia squadra è nei tunnel di manutenzione. Abbiamo visto truppe di Cerberus che scortavano ingegneri. A giudicare dall'equipaggiamento, temo vogliano imbottire di esplosivi le colonne di supporto della stazione. Attaccateli, Bray. Cercate di temporeggiare. Noi arriviamo. Ricevuto. Andiamo, gente. Se faranno saltare la colonna centrale, l'Afterlife sarà irraggiungibile. In buona pace dell'offensiva dei Talon. Dobbiamo dividerci. Sì. Nirin, tu guida l'attacco frontale. Io e Shepard penseremo alle bombe. Poi ci ritroveremo tutti ai mercati. D'accordo. Ma se vi farete ammazzare, non aspettatevi che vi costruisca un memoriale. Non succederà, tranquilla. I tunnel sono l'unica via per raggiungere la colonna centrale. Ok, qui abbiamo un mod, come vedete, e una postazione di lavoro per... ok, dobbiamo farci strada. Inviare rinforzi ai tunnel di manutenzione. Ah, ci abbiamo dietro. Rinforzi. Ok. Là, lo vedo, metti fuori a testa, mettiamo invisibili, ok. Ecco, era dietro. Ok, ottimo con la configurazione aria, ne avevo bisogno. Uno davanti. Ok, 300 di esperienza e andiamo avanti. Ma andiamo avanti, come si dice in questi casi. Allora, qui, gente, ma possiamo muovere la barriera dalla sala di controllo, così riusciremo a passare. Ma certo, qui non c'è niente da prendere di particolare, ma possiamo usare i comandi della barriera. Andiamo. Allora, qua passate oltre e poi scendete. Abbiamo attaccato Cerberus e completato il primo obiettivo. Procediamo verso Gozo come stabilito. Eccellente. Qui troverete il divano di Arya. Arrot, ho trovato quello che cercavi. Ti mando subito le coordinate. Quello è il mio divano. Che era stato buttato qua sotto dal generale Petrovsky. Ricordate, Arrot,
Raikor che cercava il divano di Arya, quindi in questo modo completerete la missione di Erroth, missione secondaria di Omega. Appunto, ora scendiamo di qua e passiamo da questa parte. Allora, qui ne abbiamo un altro con lo scudo, ok. Diventiamo invisibili. E abbiamo tutto il tempo per mirare di questo mondo. Qui ce n'è un altro. Ok. Aprite. Aggiungere la colonna centrale prima che Cerberus faccia saltare le bombe. Prendiamo i crediti. E passiamo oltre. E passa. Scendiamo di qua. Allora, innanzitutto fatemi dare le munizioni. Qui c'è meno resistenza. Credo stiano mandando tutti verso di voi. Vogliono demolire le colonne di supporto. Dobbiamo fermarli. Allora, qui dobbiamo impedire che distruggano i coni di supporto. Ok. Laggiù, dobbiamo aprire i pannelli d'accesso per raggiungere i comandi delle bombe. Va bene. Da questa parte. Vai. Fatto. Le bombe si sono attivate. Il terminale è bloccato. Ecco, ora per favore Arya, ammazza qualcuno già che ci sei, che è una cosa che sai fare molto bene oltretutto, ammazzare agenti intendo. Corpo non mi ha guardato di striscio, adesso si può. Prima che arrivino, ne mancano tre. Appuntamento bersaglio. Ok, beato il drone che mi ha salvato veramente. Nessuno, approfittiamo anche per prendere la terza. Adesso sta arrivando questo. E andiamo all'ultimo. Potrebbe non essere così semplice l'ultima, eh? Ok, vai. Ok, grazie Arya. E siamo arrivati a livello 60, ragazzi, al massimo. Quindi abbiamo 7 punti che investiremo nelle munizioni della squadra. E altri 3 punti non ce ne facciamo niente. Per Arya, strage al danno massimo. Quindi. Qui. Via libera. Bene. Mirin, qui è tutto sotto controllo. La vostra situazione? Procediamo verso il distretto di Gozo. Vai avanti tu! Là siamo scoperti! Sì, capo! Noi ce la caviamo, ma Cerberus ha iniziato a puntare i civili. Arrivano segnalazioni di vittime.
settore. Arrivate a destinazione. Conta solo questo. Non per me. Nirin, chiudo. E adesso come pensi di arrivare fino all'Afterlife? Sto pensando a un approccio diretto. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare, Aria. Vabbè, buona sapersi, andiamo. Aspettate che c'era qualcosa da prendere, mi sa che era un medikit. Sì, che oramai non ci danno più neanche esperienza i medikit, perché siamo giunti ovviamente a livello massimo. Ok, saliamo. Non importa. Corrotto e libero. C'è qualcosa qui. Ok. Altri crediti. E qua munizioni e basta. Quindi proseguiamo di qui. Altri corrotti, avete visto. Non potevano sapere contro chi si erano messi. Dovremmo darci una mossa. Ok, non si può passare oltre. Torniamo indietro. Scendiamo. Ora che la popolazione civile è stata contenuta, siamo pronti a iniziare la fase successiva del progetto. Prima della conversione, occorre avviare la procedura di fusione degli impianti di controllo nel sistema nervoso dei soggetti. Con l'attuale percentuale di successo, riteniamo di superare del 300% le stime iniziali. Corrotti di prima generazione sono stati trasferiti nella zona di contenimento e qui sono sottoposti all'innesto degli impianti. I lotti precedenti sono stati trattati e condotti nella zona di stoccaggio. Ora possiamo determinare dove e quando i corrotti convertono le proprie vittime. Test preliminari su varie specie confermano le capacità d'adattamento dell'infezione a prescindere dal soggetto coinvolto. Ora che la popolazione civile è stata contenuta, siamo pronti a iniziare la fase successiva del progetto. Prima della conversione, occorre avviare la procedura di fusione degli impianti di controllo nel sistema nervoso dei soggetti. Con l'attuale percentuale di successo, riteniamo di superare del 300% le stime iniziali. Ok, meno male hanno detto sempre le stesse cose. Quindi facevano esperimenti sui corrotti. Come su quelli che abbiamo visto prima. Ok, raccogliamo i crediti e andiamo avanti. Entriamo di qua. Ok, fuga corrotti sperimentali confermata. Sicurezza extra. Che cosa stupenda. Si aprono una alla volta. Lo credo bene, considerato cosa tenevano rinchiuso qui dentro. La porta è aperta. Usciamo da qui. Ok, qui i Talon stanno combattendo. Attenzione! E là! Allora, abbiamo un Atlas. Colpo diretto al guidatore. Ti lascio salire sopra, tranquillo.
Ok. Allora, gente, qui mi pare che ci fosse qualcosa da prendere in questa porta. Vediamo. Esatto. Crediti. Ora andiamo avanti. Ma andiamo avanti, come si dice sempre in questi casi. Vai, passiamo. E saliamo. Raggiungiamo il posto di blocco dei TAR. Lo preferivo con Mordin Solus, che sparava a destra e a manca. Ok, canna pesante per pistola. Abbiamo trovato un altro mod e qua avanziamo. Ok, avanziamo di qui. Fuoco sulla torretta, l'albero dei piani. Invisibili e un colpo diretto. Allora. Vieni qua, che ti avevo visto scappare prima. Una buona cosa se ci siamo quasi, Aria. Andiamo su. Vai, passiamo. Dobbiamo raggiungere Nirina adesso. Se i Talon non ci avessero soccorsi in tempo, saremmo morti. Qui abbiamo un altro tavolo di modificarmi. Qui vedete, ricercate Nirin, Kendros e Arya Tyrk. Qua c'è il profeta, che era quello di Mass Effect 2. Guardate quanti adepti adesso. Prima aveva 3 o 4 gatti, quindi ha fatto successo il profeta all'interno del... Non dovremmo... Prendiamo il mod. Ok, e passiamo di qua. Vai. Ascensore. Ok, stiamo salendo. C'è qualcosa che non va. Mi pare ovvio. Cerberus è ancora nella mia stazione. Insomma. Meglio controllare. Vado in silenzio radio. Che diavolo pensa di fare? Dov'è Nirin? In perlustrazione. Noi siamo impegnati a difendere questa zona. È diretta all'Afterlife. Devo passare. Non resisteremo ancora. Attenzione! Quelli non sono tanti. Stanno ritirando. Ora basta. Dite al vostro capo che sto arrivando. Ok, adesso la nostra area sarà un po' arrabbiata, eh. Ora basta! Vi ucciderà tutti!
Chi deve morire? Subito. Deve morire, ok, lo ammazzeremo subito. Tranquilla, Aria. Mirin Kandros era un ottimo elemento. Peccato sia morta per le tue grette ambizioni. Sei un uomo morto. No, ferma! E adesso, Petroski? Dividi e conquista, comandante. La Kandros aveva ucciso i tre corrotti ancora in fase di sperimentazione. Questi sono pienamente i prototipi del nostro nuovo esercito. Ok, ragazzi, dobbiamo liberare Aria. Vai, passa al termine. Distruggi gli scudi. Prima il corrotto. Okay. Non mi servirete tanto facilmente. Ci sta colpendo così. Che abbiamo un cerchio. Soldati c'è. Corrotto, via. Abbiamo un phantom. Allora, invisibile. Phantom. Dobbiamo arrivare al prossimo punto. Però di qua non si passa, c'è troppa gente. Quindi passiamo di qui. Generatore è lì. Dobbiamo uscire col più rigeneratore di scudi di Aria. Adesso passiamo di qua. Questo buttiamo giù in mischia. Quello gli spariamo. Pass manuale, vai. Puntiamo il generatore di scudi. Ok, corrotto. Ce n'è un altro di corrotto, non un'azione. Ok, invisibile, e lo facciamo saltare. Grazie al nostro drone che sta facendo veramente un lavoro incredibile. E vai. Vai, Aria. Sfoga tutta la tua aggressività. La donna bestia quale sei. E poi, ragazzi, io le donne bestie le conosco bene, quindi. Vieni qua. Ok, questa è una buona cosa, Aria. Sono contento che tu sia tornata qui con noi. Poi una cosa, spara subito una bella conflagrazione lì. Ok. Phantom, a terra. Carica, abbiamo un corrotto addosso, eh. Ok. Steso con il potere. Vieni qua tu. Vieni qua. Diventiamo invisibili. Attenzione, forza.
alzare il fuoco. E qua, ragazzi, finiamo Omega. Quindi, cessate il fuoco, noi possiamo salire. Ed entriamo da generale Petrovsky. Cessate il fuoco e arrendetevi. È finita. Comandante Shepard, mi consegno alla tua custodia. Mai sentito niente di più patetico in vita mia. Shepard, sono disarmato. E posso fornire all'Alleanza informazioni sull'uomo misterioso. Venderesti l'anima pur di salvarti la pelle. Ma io ti avevo risparmiato la vita. Merito, pietà. È vero, Aria? Sì, non so perché. Ma credo abbia capito che è stato il più grosso errore della sua vita. Questo è omicidio. Bravo. Aria, forse dovremmo rifletterci bene. Per niente. Non intenerirti proprio adesso, Shepard. Oh. Dico sul serio. Smettila. Hai vinto. È finita. Che diavolo stai dicendo? Lasciami fare! No. L'Alleanza ha bisogno delle sue informazioni sull'uomo misterioso. Prima deve pagare per ciò che ha fatto. Avrà ciò che merita, ma non oggi. E non per mano tua. Ah! Grazie, comandante. Non l'ho fatto per te. Portalo via da qui. La pagherai per questo, Shepard. Pensavo mi capissi. Ho avuto l'ennesima prova che non posso fidarmi di nessuno. La nostra alleanza è finita. Non sono fatta per queste cose. Ora tornerò a decidere per conto mio. Dimmi, che piani hai? C'è molto da ricostruire. A cominciare da questo centro di comando. Il difficile sarà rimuovere il tanfo del generale dal mio trono. Mi chiedo se riuscirò ancora ad apprezzare gli spogliarelli. Ricordi i termini del nostro accordo, vero? Pago sempre i miei debiti. Avrai tutto. Truppe, navi ed esu a volontà. Bene, allora io vado. Fatti accompagnare da Bray. Io ho una stazione da rimettere in sesto. Cittadini di Omega, ascoltatemi. Io, Aria Tilok, vi ho ridato le vostre vite. Sono tornata al comando. Ho di nuovo il timone della nave. E non lo cederò più. Siete in debito con me. Lo salderete rastrellando gli invasori di Cerberus rimasti e... avremo la nostra vendetta. Stavolta saranno loro a tremare, a sanguinare. Vi attende un futuro difficile, ma è il prezzo da pagare per la libertà. Che solo io posso assicurarvi. State pronti? Presto potrete vendicarvi dei vostri aguzzini. D'ora in avanti, la galassia dovrà metterselo in... Giù le mani da Omega. Mi sorbisci sempre queste sceneggiate, Bray. Non questa volta. Hai una galassia da salvare. Filiamocela da qui.
Ed ecco qui, ragazzi, concludiamo Omega con questi fatti, appunto. Ok, c'è un nuovo messaggio sul tuo terminale privato. Ecco qui, Ashley Williams, Udina ha provato un posto, ora sono spetto, non riesco a crederci, servirà qualcosa con tutta la galassia che sta andando a scatafascio, risorse, azioni, pacchetto completo, insomma. Mi trattengono qui, ma ho già un piano di fuga, Ashley. E qua un souvenir di Aria Tilok, ti ho mandato un piccolo ricordo della nostra primizia su Omega, il re è un po' rovinato, ma regina in perfette condizioni. Praticamente, ragazzi, se andiamo alla cabina del capitano, apriamo, praticamente è la scacchiera del generale Petrovsky, eccola qui, quindi sostanzialmente abbiamo anche questa nella nostra cabina del capitano. E ora andiamo in sala tattica perché Ashley ci ha mandato un messaggio e potremo chiudere l'episodio andando sulla cittadella Huerta Memorial Hospital per parlare con lei. Quindi ecco, facciamo un salto alla cittadella a Tracca, porto dell'alleanza, e adesso sceglieremo Huerta Memorial Hospital. Attracco autorizzato. C'è bisogno di mezzi di trasporto? Ospedale. Devo andare all'ospedale. Sì, comandante. Così evitiamo un passaggio extra. Ed ecco qui. Allora dovremmo trovare Ashley in piedi, perché adesso è diventata uno spettro lei. Quindi passiamo di qua. Ecco lei in piedi, ragazzi. Sono felice di vedere che stai meglio. Già. Va tutto bene? Credo di sì. Ho accettato l'offerta di Udina. Quindi sei uno spettro. Congratulazioni. Non è una cosa importante, considerato quello che sta succedendo. Sei pronta ad assumerti le responsabilità di uno spettro? Non mi sembra ancora vero. Dovrò pensarci bene. Non so quali saranno i miei doveri. Ora è tutto quanto così confuso. Tu cosa ne pensi? Sei un ottimo soldato, con uno stato di servizio impeccabile. Te lo meriti. Grazie. Detto da te... significa molto. Ho detto che ci sarà una cerimonia ufficiale quando sarò uscita di qui. Cosa farai dopo? Per caso vorresti tornare sulla Normandy? Se avrò la possibilità di decidere, sì. Mi fa piacere. Ti senti meglio? Sto bene. A parte le tonnellate di documenti che i dottori mi costringono a compilare. Scusami, Shepard, sono distratta. È solo che... Che succede? Ho ricevuto notizie da mia madre. Sono fuggiti in tempo. Stanno bene. Bene, è un'ottima cosa. Mia sorella minore Sara, però, ha appena saputo che il marito è morto in combattimento. Era un sottotenente di servizio su Dimitar. Una brava persona. Mi dispiace, Ash. Grazie. Sara non ha mai visto di buon occhio la vita militare. Il loro matrimonio ci ha colto tutti di sorpresa. Quante saranno le famiglie distrutte per colpa dei razziatori? Non voglio pensarci. A volte mi sembra che non ci sia speranza. Non pensare che sia colpa tua, Ashley. Lo so, ma sono sua sorella maggiore. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Che versi sono? Invictus, di Ellie. Uno dei poeti sdolcinati di mio padre. Dice che non bisogna arrendersi. Esatto. Mia sorella vuole dire qualcosa durante la cerimonia. Niente di particolare, solo alcune parole sulla nostra famiglia. Non sarà facile. Fammi sapere come va, d'accordo? Lo farò. E grazie, Shepard. È tranquillo qui. Ok, gente, allora abbiamo fatto un ultimo dialogo con... ultimo, adesso un parolone, potrebbe essere l'ultimo in effetti per quello che potrebbe succedere, dialogo con Ashley, appunto. Salve, e noi andiamo all'attracco Normandy Hangar D24, poiché risaliamo sulla Normandy in attesa della prossima missione. Quindi passiamo oltre. Eccoci qua e saliamo sulla Normandy. Perfetto, allora ragazzi, io direi che questo episodio è giunto al suo termine.
abbiamo visto molte cose interessanti, abbiamo visto il finale di Omega, che è un DLC che io adoro appunto, e siamo pronti per cominciare il prossimo DLC, che è il Leviatano, altro bel DLC di questa serie, vedrete, quindi anche il Leviatano ha il suo fascino come DLC. Ora ragazzi, io vi chiedo, se questo video vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di piazzare un pollice su, un like per supportarlo, ma soprattutto se volete sapere come andrà avanti Roma Real Run qua sul mio canale, vi chiedo di iscrivervi al mio canale per sapere appunto tramite notifica, attivando la campanella, seguendomi attivamente quando caricherò un nuovo episodio di questa saga. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ricordandovi con miniatura video breve il canale del mio amico Omar Prazzoli, a cui è dedicato questo personaggio, che è appunto Omar Prazzoli, il suo canale di gaming, e CGM Cinema, il suo canale di videomaking, tutti in descrizione con miniature a video. Noi ci vediamo alla prossima e grazie a tutti di aver visto questo di video.